Buon dia a tutti, mi nome è Alberto Martega e io parlo in interlingua. Io ho deciso di creare questi video perché usualmente io ho abbastanza tempo libero durante che io mi promena da un loco all'altro e io ho tante... io devo tenere occupate mi capite mi cerebro e io voglio condividere mi pensate sì questo è interessante per voi. In questi primi video io voglio solamente introdurre me, io sono italiano, ma in questo momento come potete vedere io mi trovo in Russia. Io vivo in Russia desde un anno e mezzo, due anni forse. Io studio le lingue russe, un poco lo parla, ma non molto bene. Io sono un programmatore e usualmente io lavoro da mia casa, visto che sono molto confortabile. Ante relocarmi a Russia, io ho vivuto per circa 10 anni in Finlandia e ovviamente anche in questo periodo io vivevo in Italia. In Finlandia io ho lavorato per le compagnie Nokia, che faccio telefono cellulare, e per questo io spero che mi esperienza può essere interessante però specialmente per gli europei, ma non solo, perché io ho passato plure anni di mia vita in differenti paesi. L'Italia è un paese molto turistico, molto bello dal punto di vista turistico, ma con una serie di problemi. E posto a Finlandia è un altro paese dell'Unione Europea che tuttavia è molto differente dall'Italia per le maniere in le quali Stato si occupa dei suoi cittadini. Tuttavia io va a contarvi che anche in Finlandia ha alcun problema, se non è un paradiso totale come molti italiani o europei del sud potete credere. E infine l'esperienza in Russia, io spero che questo possa essere molto interessante per i che conoscono la Russia solamente del Novas, del giornale, del sito, del notiziario in internet, perché questo è un paese che non deve scoprire. Allora, scusami per eventuali errori in interlingua che io certamente va a commettere. Io ancora molto penso in italiano e faccio una traduzione simultanea che usualmente porta con sé su errori. E che altre cose sta dicendo? Le temi che io va a parlare, che io va a trattare, è principalmente di natura mediatica. E mi interessa analizzare come le novas, come le giornali tratta le tema e il mio obiettivo è provare che non ha un'obiettività totale. Questo è chiaro quando faccio alcuni esempi concreti questo va a divenire ancora più evidente. Posto io mi occupo io mi interessa di geopolitica, un poco di filosofia, di matematica,
matematica, di religione anche, ma in ogni caso nella descrizione del video io vado a scrivere una due linee su per le tema, sì che se vos vide che questo non è interessante, vos non deve perdere tempo a riguardarmi belle facce. Questo è stato per questi primi video. Io non è sicuro che io va a continuare questa serie, questo dipende del successo che lo ha, perché io già produce video similar in italiano. Allora, questo è un esperimento per vedere se vale la pena di cambiare la lingua e parlare più in interlingua e meno in italiano. Io vos lascio con un panorama a 360 gradi. Non è sicuro, sì, le panorama non è molto belle, ma solamente perché vos ha un'idea. Sono belle vie del sole, ma un poco frigide. Allora io vi saluto, buon dia a tutti.